Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia. Oggi analizzeremo alcune situazioni tattiche, o meglio, quello che è stata l'impostazione della Juventus per quanto riguarda la partita. Partita che ci ha resi molto felici perché la Juventus ha ottenuto la quarta Coppa Italia consecutiva, la tredicesima della storia della Juventus, già un primato di per sé da qualche anno, visto che mi pare che la Roma sia seconda con 9. Quindi la Juventus ha fatto veramente qualcosa di straordinario, dando lustro soprattutto a un trofeo, una competizione come la Coppa Italia, che per molti anni è rimasto un po' uno scarto, un trofeo team, insomma, un po' più ufficiale. Detto questo, questa è la collaborazione insolita col mondo calcistico, che come sempre, quando posso lo faccio tornare, perché è una collaborazione a cui ci tengo molto, sia per l'amicizia che mi lega con l'amministratore di questa pagina, sia perché la ritengo veramente una pagina molto importante per i contenuti che porta e per l'aiuto che mi dà, come in questo caso. La sigla, come sempre, e poi iniziamo. Iniziamo subito a ragionare con questo screen e vedete subito una cosa, sicuramente l'avete già percepita, quella linea là che delimita un 3, un 3 che è il 3-5-2, poi vedremo anche come si posiziona il resto della squadra. Ebbene sì, Allegri in fase di impostazione, parliamoci chiaro, è passato, è tornato in modo un po' diverso, con interpretazioni diverse, a un 3-5-2. In questa fase ovviamente abbiamo Barzagli nella solita posizione che ha avuto per tutta la carriera della Juventus, Benatia posizione centrale e Asamoah come un finto terzo di difesa. Asamoah ovviamente ha delle qualità difensive molto buone, non è Chiellini in questo caso, però ha delle caratteristiche tecniche, fisiche e così via interessanti, ma l'impostazione parte da dietro con un 3 di difesa. E qua abbiamo il 5-2, che in realtà può un 5-1-1, ma insomma varia un po' perché sappiamo che Dybala spazia tra la linea di centrocampo e la tre quarti. Vediamo Pjanic che fa il pirlo della situazione di qualche anno fa, se ricordate bene, le due mezzali, che è Dira Matuidi, e i due esterni, Costa e Cuadrado. Beh, diciamo che il 3-5-2 di questo, così messo così, è sicuramente offensivo, perché parliamoci chiaro, avere l'esterno Asamoah ai tempi di Conte, o avere Cuadrado da Gras Costa, adesso l'offensività è un po' diversa. L'Xtainer di per sé è un terzino, Asamoah è stato praticamente una mezzala data a esterno in centrocampo, ma da Gras Costa è un attaccante esterno, Cuadrado pure, e dietro copertura con i tre che ho detto prima, veramente una cosa molto interessante. Ieri la Juventus nel primo tempo ha addormentato un po' la partita e questo un po' ricordato 3-5-2 in cui le partite non si giocavano male, ma si giocavano un po', insomma, ci si addormentava spesso. Però in realtà poi alla fine quello è stato il potenziale, la forza degli individui messi anche a loro agio in questa posizione qua, con la possibilità di sfruttare cross e così via, da Gras Costa e Cuadrado. Ecco che il 3-5-2 è stata una scelta che alla fine ha portato a buone cose. In fase difensiva Juventus come sempre difende col 4-4-2, che è veramente, cioè, è palese, palesissimo, con Asamoah che si sposta un po' sulla sinistra facendo il terzino e Cuadrado che arretra facendo appunto il terzino destro. Ovviamente in questo caso i quattro di centrocampo sono Khedira, Pjanic, Matuidi e Costa che arretra, con Dybala e Wayne davanti. 4-4-2 come sempre si difende a prescindere da quale è il modulo in fase di impostazione offensivo, il 4-4-2 resta sempre unicamente il modulo in cui si difende. Qui invece si analizza una fase di pressing in cui si alza il solo Pjanic, perché come vedete c'è Dybala e Mandzukic che sono attaccanti, ma Pjanic fa pressing su Locatelli per ovviamente fermare qualsiasi tentativo di impostazione di gioco, che ovviamente poi andrà verso l'esterno, visto che Bonucci, come vedete, può cercare un filtrante, un passaggio lungo, cosa che lui gli è anche abbastanza consona, o aprire per Calabria, cosa che probabilmente farà. Detto questo, Pjanic si stacca e va a pressare, ma tu dici come mette, coprirà le linee, visto che c'è un Kessié in Buonaventura in quella zona là. Bene ragazzi, il video era molto corto, molto semplice, perché ho fatto, oggi abbiamo analizzato, noi con mondo calcistico appunto, come il modulo, come si muove la Juventus all'interno delle fasi offensiva e difensiva e così via. C'è da dire che la cosa interessante è perché spesso parliamo sempre di 4-3-3, quando in realtà in alcuni casi con Matuidi esterno era un 4-2-3-1, lo stesso dello scorso anno ma con interpreti diversi. Ieri in effetti potevamo parlare di 4-3-3, ma sappiamo che Dybala all'esterno non può farlo, non sa farlo bene, non rende bene. Tralasciando il fatto che Dybala ieri aveva una condizione mentale positivissima, che gli ha permesso di fare quella partita là, perché secondo me è un discorso tattico, tecnico, anzi tecnico sicuramente no, ma un discorso mentale che Dybala talvolta deve lavorarci su. Ieri l'ha superata, ha fatto una partitona, ma è stato messo sicuramente a suo agio con questo modulo che alla fine vedi due attaccanti davanti e Dybala un pelo dietro a Mandzukic. Quindi ragazzi, la partita è andata bene, sono contento, Allegri
sa modificarsi in base anche agli avversari, e sicuramente l'adattamento all'avversario è un punto di forza, talvolta può essere anche visto come un punto di debolezza perché non assumi la tua identità, e l'altra identità ce l'hai, però un'identità abbastanza variabile, dinamica, diciamo così. Ringrazio il mondo calcistico, mi invito a seguire come sempre. Forza Juve e alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.